Buongiorno Giorgio e ben ritrovato. Negli ultimi anni, soprattutto grazie alle generazioni digital, il consumatore non è solo passivo, ma sempre più un consumatore critico e un decisore. Quanto credi che ciò possa influire sulle scelte e sui risultati futuri delle aziende? Allora, beh, sicuramente il consumatore oggi non è più un soggetto passivo del mercato. Forse arrivare a definirlo però un consumatore critico è un po' presto. Nonostante gli strumenti digitali diano l'impressione di rappresentare un'opportunità di approfondimento di quello che è la verità del contenuto che viene proposto dalle aziende all'interno di quello che è il loro stream comunicativo che viaggia nel mondo digitale e in particolare attraverso i social. Quello che ti posso dire è che sicuramente oggi gli strumenti digitali diventano una dimensione in cui è più facile eventualmente, se si ha la voglia di farlo, se si ha la possibilità di andare oltre quella che è la superficie molto patinata che di solito viene proposta dalle varie aziende e dai vari brand, si ha la possibilità di approfondire, si ha la possibilità di trovare tante risposte, di mettere assieme diverse informazioni ed eventualmente se poi si trova qualcosa di interessante, condividere una verità che potrebbe addirittura essere in antitesi a quella che viene proposta da un'azienda che in quel momento sta facendo una comunicazione fortemente orientata o concentrata su dei temi green. Quindi ti direi che quella di avere dei consumatori più critici grazie alla diffusione degli strumenti digitali è ad oggi sicuramente un auspicio, sarei ben attento a dire che è una realtà conclamata e comprovata. Un'azienda che decida di attuare politiche sostenibili può anche promuovere azioni e pratiche green. Che peso ha in questo ambito la comunicazione digitale? Oh, molto interessante questa domanda. Allora, direi che oggi l'intenzione di promuovere azioni e pratiche green è diventato un pochettino quasi il fulcro della comunicazione digitale delle aziende. Oggi la maggior parte delle aziende stanno cercando di integrare all'interno dei valori che propongono al mercato nei momenti di comunicazione, sempre in particolare quelli digitali, tutto ciò che riguarda una propria posizione sui temi del cambiamento climatico, sui temi della transizione energetica, sui temi delle soluzioni che loro possono mettere eventualmente in atto o che eventualmente possono sostenere per favorire questa grande trasformazione della società e dell'economia. E ti direi che da questo punto di vista sicuramente la comunicazione digitale è un ottimo strumento per cercare di mettere a terra con immediatezza le iniziative, il pensiero e gli eventuali risultati che le aziende hanno raggiunto o che sono intenzionate a raggiungere. Quindi credo che la comunicazione digitale oggi sia molto. È chiaro che la comunicazione digitale non può parlare di se stessa, deve avere come contenuto una concretezza che chiaramente si deve costruire al di fuori del mondo digitale. Quindi è estremamente importante che il digitale sia un pochettino quella che è la confezione con cui andare ad incartare, con cui andare a distribuire un contenuto che è stato prodotto però altrove dalle aziende e che ha avuto delle ricadute concrete nella società e nell'ambiente in cui l'azienda stessa opera. Grazie mille, Giorgio. Al prossimo appuntamento.